non è stata rispettata. Proprio per questo, a un certo punto, il mio amico scultore giapponese, che sta lavorando nella Sagrada Famiglia, volendo conoscere meglio Gaudì, ciò che pensava e faceva come architetto e cristiano, mi chiese di fargli catechesi. Per 2 anni abbiamo chiacchierato, un giorno alla settimana, e quest'uomo per 2 anni ha studiato la dottrina cristiana perché il suo lavoro fosse migliore, pensando a Gaudì e non a se stesso. Lui non voleva solo mettere la sua firma, ma voleva che Gaudì fosse contento del suo lavoro. Al termine dei 2 anni si è convertito al cattolicesimo e questo ha fatto sì che con altri amici fondassimo un'associazione che promuove la causa di beatificazione di Gaudì. Fundáramos una asociación cuya que promueve la beatificación de Gaudí. Entonces pensamos que en todos los órdenes de la vida, ¿no? Crediamo infatti che in tutti gli aspetti della vita, nella professione, nei rapporti umani, ci sono sempre persone che ci stimolano, ci aiutano. Sono un esempio da seguire. All'interno della Chiesa c'è poi una nota essenziale, che è la santità. Tutti dovremmo aspirare a questa santità. Gaudì, forse senza pensarlo, certamente si sforzò di essere sempre più e sempre meglio, oltre che un architetto, un cattolico. Per questo è un esempio da seguire. Allora è stato avviato il processo a Barcellona, che dal 2000 al 2003 ha studiato la vita e le virtù di Gaudì. È stato approvato e portato in Vaticano, dove dal 2003 è aperta la procedura presso la Congregazione delle Cause dei Santi e in questo periodo stiamo aspettando che la positio venga terminata. E ora, in questi giorni, stiamo aspettando che la positio stia a punto di terminarsi. La vita di Gaudì è una vita sempre spirituale, io penso. Il vescovo di Barcellona in questo momento mi ha nominato come vicepostolatore della causa. E per queste cose, tutte le investigazioni, per le diverse testimonianze di gente che ha conosciuto Gaudì. E si può dire che Gaudì è stato un santo. E abbiamo la devozione della gente della stessa Italia. E molti vengono qui per pregare a Gaudì per la guarigione o per altre cose. Abbiamo testimonianze di una signora catalana, un problema degli occhi, ha detto che Gaudì ha guarito. Un'altra, un uomo di Canet de Mar, che ha una ulcera e ha fatto la preghiera a Gaudì e è guarito. Un altro, una signora italiana, un cancro di mamma, ha fatto la domanda a Gaudì e guarita. Questo sono i miei, non ha la comprensione scientifica, ma è una relazione di persone che hanno detto questo. E nel bollettino, in questo bollettino, abbiamo la relazione di questi casi. Abbiamo una memoria di Gaudì come servo di Dio e aspettiamo che un dia la Chiesa farà la canonizzazione. Non so quando, perché, come diceva, per la costruzione di questa chiesa, quando si gli domanda quando finirà, lui dice sempre: il mio cliente non è pressato. È un'altra cosa, e dice che San Giuseppe la terminerà. O un'altra cosa, che risponde Gaudì, e lei non guarderà questa chiesa finita, e la dice: al cielo abbiamo cose migliori. E questa è la mia impressione e il mio desiderio. Al cielo vediamo cose migliori. Para che la gente conosciera l'Antonio Gaudí más allá de la arquitectura. Affinché la gente conoscesse Antoni Gaudí al di là dell'architettura, dal 1992, nel giorno dell'anniversario della sua morte, per la diffusione, per la devozione provata, abbiamo fatto delle stampe che sono state approvate dall'autorità ecclesiastica, naturalmente.
Attualmente sono pubblicate in circa 20 lingue, affinché la gente, in qualsiasi parte del mondo, possa pregare Gaudì e chiedergli qualsiasi cosa. Io credo che questo sia bello e ho avuto la fortuna di vivere veri e propri miracoli, anche se non ancora riconosciuti. Beh.